Salutiamo Monsignor Gherardini che comunque Padre Paolo Siano insegna storia nel nostro seminario teologico Immacolata Mediatrice, è laureato in storia della Chiesa presso l'Università Gregoriana, con una tesi su San Massimiliano Maria Kolbe e il suo tempo, in cui approfondisce in modo particolare il rapporto, o meglio, diciamo così, il dialogo, oppure la discussione di San Massimiliano con la massoneria in modo particolare. Ecco, padre Paolo si è specializzato nell'approfondimento delle radici filosofiche della massoneria e ha scritto molti articoli su questo tema specifico con una conoscenza rara, potremmo dire anche in campo cattolico, è una conoscenza rara, non dico unica ma certamente rara, di questo tema così particolare che sembra un tema abbastanza astruso ma in verità è estremamente vicino non solo a quello che è soltanto specificamente la massoneria in se stessa, ma vicino al pensiero moderno, ecco, il pensiero moderno che è compenetrato degli stessi principi che regola questa diciamo strada, ecco, che molti intraprendono di pensiero gnostico e che ha delle conseguenze notevoli anche sulla nostra società, anche sulla politica, come anche sulla cultura e altro. Ecco, diamo la parola adesso a Padre Paolo, che certamente saprà spiegarci con chiarezza e sintesi, ecco, il tema specifico. Sì, prima di entrare nel vivo della mia relazione, premetto una introduzione dal titolo La massoneria secondo l'Enciclopedia Teologica Sacramentum Mundi di Karl Rahner. Come molti sanno, Sacramentum Mundi è il titolo della Enciclopedia Teologica curata da Karl Rahner in 4 volumi editi da Herder di Friburgo dal 1967 al 69. Il secondo volume, anno 1968, contiene un articolo sulla massoneria, in tedesco Freimaurerei, scritto da Alec Mellor, un avvocato parigino che almeno sin dall'anno 1961 sosteneva la perfetta conciliabilità tra Chiesa Cattolica e massoneria. In quell'articolo, su Sacramentum Mundi, Mellor ribadisce quelle sue tesi filomassoniche per cui, secondo Mellor, la massoneria non avrebbe nulla a che fare con l'anticlericalismo, col satanismo, eccetera, eccetera, e quindi le condanne pontificie contro la massoneria non avrebbero nessun valore e perciò la Chiesa, nel nuovo codice di diritto canonico post-conciliare, avrebbe dovuto rivedere e eliminare quindi quelle censure. Circa un anno dopo, nel febbraio 1969, con il nulla osta dell'arcivescovo di Parigi, Alec Mellor ufficialmente si fa iniziare nella massoneria della Grande Loge Nationale Française, la massoneria
filo inglese regolare tradizionale. Mellor è fiero, era almeno fiero perché è morto, era fiero di essere cattolico e massone e arriverà anche al grado di maestro e maestro venerabile di loggia. Tuttavia l'esame oggettivo dei suoi scritti precedenti e successivi alla sua iniziazione massonica dimostrano invece che chiesa e massoneria sono in realtà incompatibili, inconciliabili. Ad esempio, cito solo qualcosa per ovviamente brevità di tempo, nel suo Dictionnaire de la Franc-Massonnerie et des Francs-Maçons, anno 1971, quando ormai Mellor era già maestro massone, Mellor elogia il massone occultista e mago Oswald Wirth, 33° grado della Grande Loge de France, definendolo grande iniziato, grand initié, potente spirito, puissant esprit. Ora, diamo uno sguardo agli scritti, almeno ad alcuni, di questo massone Oswald Wirth, il quale, ecco, ha elogiato il serpente della Genesi, le serpent initiatique, quale simbolo, forza del progresso e di emancipazione dell'uomo. Oswald Wirth ha anche elogiato il diavolo quale personificazione della grande energia alchemica universale. E infine, nel 1977, la rivista della loggia di ricerca della Grande Loge Nationale Française ha pubblicato uno studio di Alec Mellor sul rito inglese massonico. Nello stesso numero della rivista c'è anche un articolo del massone Félix Bonafé, secondo il quale, parole di Bonafé, ogni massone autentico dovrebbe professare la fede in Lucifero, quella che aveva il generale Albert Pike. Lucifero non il diavolo, ma il principio di vera luce. Chiusa questa introduzione, passiamo ora al vivo di questo studio. Il titolo effettivo della mia relazione è Karl Rahner, massonico, tra virgolette ovviamente, con punto interrogativo. Sottotitolo: il pensiero di Karl Rahner e la cultura massonica a confronto. Veniamo al primo punto, soggettivismo filosofico, teologico ed etico in Karl Rahner e nella massoneria. Ovviamente voglio premettere, lo ripeterò anche alla fine, ecco, non intendo affatto dire che Karl Rahner sia stato massone, non ci sono prove, però possiamo dire che il suo pensiero è, tra virgolette, massonico, nel senso che presenta delle interessanti e oggettive analogie, somiglianze con vari contenuti della cultura massonica. E, affermo io, possiamo dire tutto sommato che il pensiero raneriano, senza fare processi alle intenzioni, ma oggettivamente il pensiero raneriano è perfettamente propedeutico a quella cultura, a quella mentalità che si può acquisire nella loggia massonica con la frequentazione rituale, simbolica e ideologica. La filosofia trascendentale è il principio architettonico della teologia raneriana. L'autocoscienza del soggetto è il punto di partenza e anche di arrivo della filosofia trascendentale. Sempre in Sacramentum Mundi, enciclopedia raneriana, il dottor Hans-Michael Baumgartner spiega che il pensare trascendentale passa necessariamente attraverso la ritorsione del dubbio universale. Questa filosofia trascendentale è, parole di Baumgartner, una metafisica antidogmatica passata attraverso lo scetticismo. La riflessione trascendentale si espone al dubbio universale e passa attraverso di esso. Ovviamente Baumgartner fa anche una lista di esponenti di questa filosofia trascendentale. Naturalmente inserisce anche Maréchal e lo stesso Karl Rahner, che appunto dirigeva quella enciclopedia Sacramentum Mundi. Ecco, Karl Rahner, veniamo adesso a lui direttamente e ai suoi scritti. Karl Rahner vuole porre l'antropologia come il luogo che include tutta la teologia. Parole di Rahner in Mysterium Salutis. Ecco, Rahner afferma che la teologia odierna
non deve trascurare la filosofia cartesiana, kantiana, idealistica ed esistenzialistica. Rahner riconosce che tutta questa filosofia, da una parte, non è cristiana, quindi lo dice lui stesso, perché è appunto una filosofia tutta chiusa nel soggetto. Però, d'altra parte, dico io da abile maestro di conciliatio oppositorum, Rahner scrive che quella medesima filosofia cartesiana, kantiana, idealistica è d'altra parte cristiana, poiché l'uomo, dice Rahner, è il soggetto dalla cui libertà soggettiva dipende il destino di ogni realtà. Ecco, è chiaro, qui è sottintesa la identificazione trascendentale raneriana tra cristologia e antropologia, Cristo e l'uomo. Il soggettivismo filosofico e teologico di Rahner ha delle pericolose ripercussioni nel campo ecclesiologico ed etico. Rahner ha manifestato apertamente il suo dissenso nei confronti dell'enciclica Humanae Vitae, in cui Paolo VI dichiarava illecita la contraccezione in tutte le sue forme. In uno studio del 1979 intitolato Traum von der Kirche, pubblicato in Anzeiger für die katholische Geistlichkeit, Rahner afferma che la Chiesa ormai deve rassegnarsi al pluralismo secolarista, per cui il Papa deve svincolarsi dal depositum fidei e attenersi alle opinioni della gente dei teologi. Ho riassunto così in tre righe, ma nel lavoro degli atti pubblicherò per intero tutta questa citazione che ho preso dal lavoro di Leo Szewczyk sulla Chiesa, aspetti della crisi postconciliare e corretta interpretazione del Concilio Vaticano II. Comprendiamo insomma che più di un sogno, più di un traum, è un incubo, ecco, un incubo di Chiesa. Secondo Rahner, il peccato originale, il concepimento virginale di Maria, l'unione ipostatica in questo Gesù e poi il senso dell'infallibilità pontificia, secondo Rahner, parole testuali, sono questioni marginali che non appartengono alle verità fondamentali della fede. Questo lo scrive Rahner in uno dei suoi ultimi libri, Problemi di fede della nuova generazione, pubblicato in tedesco nel 79 e tradotto in italiano dalla Querignana di Brescia nell'82. Capziosamente, dico io, Rahner cerca di distinguere, ma in realtà separa, la sostanza del dogma cattolico da quelle che lui chiama altre dottrine autentiche del Magistero. Per esempio, dice lo stesso Rahner sempre in quest'opera da me citata, secondo Rahner, un medico che in situazione di estrema urgenza riterrà necessario interrompere la gravidanza di una donna, trasgredisce sì l'insegnamento tradizionale del magistero autentico della Chiesa, ma, attenti bene, secondo Rahner, quel medico non trasgredisce il dogma della Chiesa. Tale medico potrà ritenere che la dottrina ecclesiastica è ancora troppo indifferenziata, ma che potrà essere corretta in futuro. Quindi, conclusione di Rahner, il medico, in tal caso, non si deve sentire turbato e neppure in conflitto con la Chiesa. Anche sull'omosessualità Rahner ha una posizione ambigua. Egli si chiede, parole testuali, se sia poi assolutamente certo che qualsiasi forma di omosessualità significhi in ciascun uomo una violazione obiettivamente grave nei confronti della natura e della dignità umane. È una domanda indiretta, retorica, anche se non risponde apertamente, ma lascia intendere che forse alcune forme di omosessualità non siano veramente gravemente peccaminose. Questo Rahner lo scrive sempre in quel libro poc'anzi citato, Problemi di fede della nuova generazione. Titolo originale, Was sollen wir noch glauben? Theologen stellen sich den Glaubensfragen einer neuen Generation. Herder, Freiburg, Basel, Wien, 79. Quindi, ancora secondo Rahner, rimangono ancora parecchie oscurità nella sfera della morale sessuale. Il cristiano maturo perciò non deve aspettarsi ricette morali dalla Chiesa, pur accogliendone il Magistero.
E infine, nel libro intervista La fatica di credere, Erinnerung in im Gespräch mit Meinold Kraus, un'intervista rilasciata pochi mesi prima dalla morte di Rahner, Rahner afferma che il cristiano anonimo è colui che segue la propria coscienza, anche nel caso in cui ritenga di dover restare ateo. Secondo Rahner, un tale cristiano è accetto a Dio. Ecco, un libro pubblicato dalle edizioni Pauline in lingua italiana 2 anni dopo la morte di Rahner, 1986. Ecco, a questo punto passiamo alla cultura massonica e notiamo un interessante riscontro nella cultura massonica di questa mentalità soggettivistica. Ecco, sin dal 1723, anno delle prime costituzioni massoniche inglesi, si dice che i massoni d'ora in poi sono obbligati solo alla religione in cui tutti gli uomini convengono, ossia essere uomini sinceri e di onore, lasciando a ciascuno le sue opinioni. Ci rendiamo conto che i dogmi religiosi, soprattutto cattolici, vengono relegati al rango di opinioni. Ciò che invece rimane centrale è il soggetto, l'uomo, la sua volontà. Ora, attraverso i suoi riti e simboli, la massoneria pretende di unire uomini di ogni fede o credenza religiosa. Il grande architetto dell'universo è il nome con cui i massoni chiamano e anche invocano la divinità in loggia. Ciascun massone è libero di interpretarla. Quindi in questo soggettivismo religioso confluisce di tutto, il deismo, il teismo, il panteismo e altro ancora. Di fatto, oggettivamente, il massone, tra virgolette, cristiano, considera la loggia massonica, il pensiero della loggia, come il principale punto di riferimento della propria religiosità, dunque al di sopra del magistero ecclesiastico, del quale il massone respinge immediatamente almeno il divieto disciplinare di far parte della massoneria. E parlo qui di qualsiasi massoneria, anzitutto di quella anglosassone filo-inglese che pretende di essere regolare e tradizionale. L'antropocentrismo e il soggettivismo della religiosità massonica anticipano, curiosamente, il soggettivismo gnoseologico, etico e religioso di Immanuel Kant e, diciamolo pure, lo stesso pensiero trascendentale di Karl Rahner. I massoni Eugen Lenhoff, svizzero, però membro della Gran Loggia di Vienna, e poi Oskar Posner, nel loro Internationales Freimaurer Lexikon, un'opera del 1932, ristampata fino al 1980 e adesso edita in nuova edizione nell'anno 2000, un'opera molto importante per tutti i massoni di lingua tedesca, Lenhoff e Posner spiegano che il filosofo Immanuel Kant pose la pietra di volta, Schlussstein, dell'illuminismo. Kant, dicono questi massoni, fu promotore della totale autonomia della morale dalla religione. Lenhoff e Posner presentano Kant come il filosofo più importante per la massoneria. Nuovi elogi su Kant si trovano anche in un articolo recente della rivista della Gran Loggia Svizzera Alpina, la massoneria regolare svizzera. Su quella rivista, un articolo del 2003, il massone Rocco Olgiati ha elogiato Kant e ha anche riconosciuto l'influsso massonico nel pensiero di Kant. Abbiamo visto che Karl Rahner auspica, desidera, in quello studio del 79 ma anche in altri, desidera una forte riduzione o addirittura estinzione dell'intervento del magistero pontificio nelle questioni di fede e di morale. Oggettivamente parlando, Rahner condivide in questo lo spirito massonico, che non sopporta ingerenze, presunte ingerenze papali e magisteriali nella cosiddetta libertà di pensiero e di azione morale e sociale. In un articolo dell'anno giugno 2000, pubblicato su The Scottish Rite Journal, la rivista del Supremo Consiglio del 33° grado di rito scozzese americano, il 33° grado Warren Lichty, già Gran Maestro dei Massoni dello Stato del Nebraska,
ha elogiato l'illuminismo contro la presunta tirannia della Chiesa romana. Noi diciamo presunta, Lichti dice tirannia, punto e basta. E addirittura Lichti ha auspicato una nuova umanità libera dalla chia della Chiesa romana. Poi, venendo al caso nostro, in Italia, massoni sostengono più o meno apertamente la liceità del divorzio, della contraccezione, dell'aborto, almeno eugenetico, dell'omosessualità, Pax, Dico, eccetera, nonché libera sperimentazione sugli embrioni per fini cosiddetti scientifici. Passiamo al secondo punto, l'uomo Dio in Runner e nella cultura massonica. Ecco alcuni capisaldi della teologia trascendentale di Runner. L'uomo è autotrascendenza all'assoluto, la grazia è autocomunicazione di Dio stesso all'uomo ed esistenziale soprannaturale, permanente nell'uomo, in ogni uomo. L'incarnazione è inizio dell'autotrascendenza del mondo e dell'uomo Cristo verso Dio. Ecco alcuni punti fondamentali della teologia di Runner. Ora, dall'analisi di tali teorie emerge di fatto la identità tra grazia e natura, tra Dio, l'uomo e il mondo, e l'identità di Cristo quale semplice uomo autotrascendente e quindi l'identità di ogni uomo con il Cristo. Il cardinale Giuseppe Siri ha spiegato, e non è l'unico, che varie espressioni di Runner si prestano a varie interpretazioni e orientamenti. Tuttavia, dal complesso dei suoi scritti e del suo pensiero emerge di fatto un'antropologia fondamentale che postula la grazia come necessaria all'uomo e quindi l'identità di essenza tra Dio e l'uomo. Il trascendentalismo runneriano insiste molto sui seguenti concetti, quali fare esperienza dell'essere, apertura all'essere, che è già anticipo di essere, dunque di Dio, l'uomo è già in comunione con Dio, l'esistenziale soprannaturale è in ogni uomo è già in grazia, ogni uomo è cristiano. Questi i concetti di Runner. Ora è interessante notare che il nucleo dell'antropologia trascendentale runneriana è affine, o addirittura identico, se volete, ma perlomeno è affine e somigliante con l'immanentismo gnostico dei massoni. Il maestro massone che assimila la cultura gnostica può arrivare a credere che il proprio spirito è una scintilla consustanziale del grande architetto dell'universo. Come Runner costruisce la sua filosofia e teologia sull'esperienza che l'uomo fa dell'essere di Dio, così massonerie e massoni sono fondati sull'esperienza del simbolismo e del rito massonico. L'esperienza rituale massonica porterebbe l'iniziato verso una nuova autocoscienza e realizzazione spirituale, al di là di chiese e di religioni rivelate. Attraverso il rito massonico, il soggettivismo filosofico e teologico dei massoni diviene vera e propria magia. Questo è di fatto, a prescindere ora dalle precomprensioni o dalle convinzioni dei singoli massoni, ma di fatto, date queste premesse filosofiche soggettivistiche, quell'azione rituale è un'azione intrinsecamente magica dal punto di vista della teologia cattolica. Come Runner inoltre dà priorità a ciò che è preconcettuale, atematico, a priori, similmente i massoni prediligono la trasmissione della loro tradizione massonica mediante l'esperienza concettuale del rituale e del simbolismo, piuttosto che mediante formulazioni dottrinali o dogmatiche. Cito qui nello studio qualche fonte massonica, mi limito a un paio. Già nel 1925 il massone Filippo Ingegnero scriveva che mentre la Chiesa di Roma dogmatica umanizza Dio, nel concetto massonico si tende a divinizzare lentamente e progressivamente l'uomo. Articolo tratto dalla rivista Lux del Supremo Consiglio del 33° grado, Palazzo Giustiniani, anno 1925. Venendo in ambito tedesco, Bernhard Schickelbauer, per lunghi anni Gran Maestro della Grosse Loge von Österreich, Gran Loggia d'Austria,
In un libro pubblicato nel 1953 e ristampato nell'anno 2000, spiega che la meta del processo mistico di ogni maestro massone è la scomparsa di ogni distinzione tra l'uomo e Dio. La morte simbolica, figürlichen Tod des Lebenden, la morte simbolica del maestro massone deve condurre alla conoscenza di essere lui stesso, il massone, spirito dello spirito di Dio. Ovviamente cito in tedesco anche, ma lascio perdere adesso. Veniamo al terzo punto. Gesù e Maria di Nazareth, secondo Rahner e secondo i massoni. Anche in una delle sue ultime opere, Problemi di fede, Rahner svaluta la terminologia e il contenuto della cristologia definita al Concilio di Calcedonia. Rahner predilige il superamento di quelle formule classiche da lui ritenute antiche e non riproponibili oggi. In una sorta di coniunzio oppositorum, cioè conciliazione di opposti, Rahner afferma dapprima che questa vecchia cristologia ormai di oltre un millennio e mezzo, cioè la cristologia classica, è valida perché esprime la fede in Gesù. Però poi, d'altra parte, Rahner dice che è possibile restare cristiani anche se non si riesce a parlare di Gesù con tradizionali formule cristologiche. Rahner ritiene troppo problematica la dottrina dell'incarnazione di Dio nell'unione ipostatica, al punto tale che, a suo parere, non è sufficiente appellarsi al mistero di fede. Secondo Rahner, la proposizione Gesù è Dio non deve essere presa alla lettera, perché altrimenti si farebbe mitologismo e si cadrebbe addirittura nel monofisismo. Questo Rahner lo dice nel suo articolo su Mysterium Salutis, considerazioni fondamentali per l'antropologia, eccetera. Quindi, per Rahner, quando noi diciamo che Gesù è Dio, Rahner non intende questa espressione alla lettera, come la intende anche il credo e la fede cattolica. No, per Rahner dire che Gesù è Dio vuol dire che Gesù è l'uomo abitato da Dio. E questo è Nestorio, né più né meno. Insomma, ora, a prescindere dalle buone intenzioni, ma di fatto il Gesù di Rahner, a mio avviso, non è il Gesù del dogma cattolico. E purtroppo anche la mariologia, mi dispiace di aver dovuto anticipare i temi di altri relatori, ma capite che, dato il mio argomento, ho dovuto necessariamente toccare un po' tutti questi aspetti del pensiero raneriano. Purtroppo anche la Madonna non sfugge al criticismo di Rahner. Con grande maestria, qui purtroppo devo sintetizzare, con grande maestria Rahner di fatto implicitamente nega la verginità di Maria nel parto. Egli afferma che quando si definisce una dottrina di fede, il problema della esatta definizione del suo contenuto non è ancora risolto. Primo. Secondo, nel caso della virginitas in partu, secondo Rahner, non è sufficiente intendere l'espressione nel senso inteso dal Magistero. Vedete che maestria. Rahner ammette che Maria Vergine ha avuto sì un parto unico e singolare, ma, attenti bene alla capziosità, per Rahner non ci sono prove sull'integrità fisica nel parto. Insomma, Rahner, con grande maestria, stacca dal concetto di verginità nel parto quello di integrità fisica. Primo. Secondo, possiamo dire, Rahner congiunge di fatto due concetti di per sé inconciliabili, cioè il concetto di verginità nel parto e il concetto di assenza di integrità fisica nel parto. Poi la questione sarà ulteriormente sviluppata da un altro relatore. Passiamo in breve al campo massonico. Cosa si dice di Gesù tra i massoni e che cosa si dice di Maria? Di fatto il Gesù o il Cristo presentato dai massoni dei vari riti cosiddetti cristiani o cristosofici è un maestro esoterico,
un uomo iniziato che diventa Dio raggiungendo una elevata coscienza del divino attraverso riti intrinsecamente magici. Però d'altra parte si ha anche l'impressione che questo Gesù o il Cristo massonico sia una specie di principio gnostico, divino, portatore di luce. Insomma, già dal 1700 il Gesù dei vari riti e rituali massonici, rito scozzese rettificato, rito francese, scusate, rito scozzese antico accettato e poi rito templare inglese, insomma, quel Gesù non è il Gesù dei dogmi, il Gesù della Chiesa, anche se ovviamente i rituali massonici abbondano anche di citazioni bibliche. E di Maria cosa si dice? Beh, chiaramente, dati questi presupposti massonici, come minimo non si accetta il dogma della verginità nel parto. Ma i massoni sanno andare oltre questa interpretazione razionalistica. E infatti c'è chi apertamente considera Maria come la grande madre eterna, la dea Iside, il simbolo addirittura delle tenebre, dell'opera alchemica al nero, eccetera, eccetera. Siamo insomma in campo di piena gnosi. Quarto punto, tanatofilia, cioè amore, passione per la morte, in Rahner e nella massoneria. Martin Heidegger insegnava che l'esistenza autentica e libera dell'uomo è un essere per la morte. Il vivere per la morte, il sentire anticipatamente l'angoscia per la morte, ciò, secondo Heidegger, renderebbe uomini autentici e liberi. Ora, in un misto di heideggerismo e di hegelismo, Rahner, in un suo articolo su Sacramentum Mundi, Rahner considera la morte quale attivo autocompimento, autorealizzazione dell'uomo. In più, Rahner propone anche teorie ambigue dal sapore piuttosto panteistico e animistico. Ad esempio, in quell'articolo Rahner dice che l'anima liberata dal corpo, dalla individualità del corpo, non appartiene all'aldilà, ma entra in una relazione più profonda e più ampia col fondamento dell'unità del mondo, nel quale fondamento tutte le cose comunicano fra loro. Così spiega Rahner, parole testuali, l'anima umana condetermina la totalità del mondo, anche e proprio in quanto esso è fondamento della vita personale degli altri esseri quali enti corporeo personali. Passiamo al campo, poi qui cito anche un brano di uno studio del padre Giovanni Cavalcoli, Morte e risurrezione in Rahner, dove ci sono anche tutte queste cose. Passiamo ora al campo massonico e troviamo in modo curioso una grande esaltazione della morte, la morte quale oggettivo principio di vita. Già nel primo grado di apprendista, soprattutto nelle massonerie latine, diciamo così, il candidato subisce una sorta di morte simbolica, discesa simbolica agli inferi, morte iniziatica. Poi nel terzo e ultimo grado dei primi tre gradi fondamentali della massoneria, il grado di maestro massone, il candidato subisce un'altra morte simbolica, in cui la parte degli assassini, simbolici ovviamente, è svolta dai tre principali ufficiali di loggia, maestro venerabile, primo e secondo sorvegliante. Vari massoni, membri di massonerie regolari, italiani, inglesi, francesi, tedeschi, austriaci, affermano, riconoscono apertamente che quel rito iniziatico di per sé è un sacrificio. Ovviamente il massone non muore fisicamente, però ecco, c'è questa filosofia della morte come necessaria e intrinsecamente buona e positiva. Questo è presente nel rito iniziatico. Il rituale Schröder, Schröder's Ritual, è un antico e prestigioso rituale massonico tedesco del 1801 e ancora oggi in vigore in quasi tutte le logge austriache e in varie logge antiche, tradizionali, delle grandi logge unite di Germania. Nel terzo grado, quindi anche nello Schröder's Ritual, avviene questa morte simbolica del candidato
E al candidato è detto chiaramente che in quella cerimonia iniziatica egli comprenderà bene che si è consacrato ai maestri di loggia per la vita e per la morte. Leggo in tedesco quello che il maestro dice al candidato: Erst heute werden Sie ganz verstehen, dass Sie sich uns auf Leben und Tod geweiht haben. Consacrazione, geweiht haben. Nello Schroeder's Ritual si dice che il cammino verso la morte è il cammino verso lo scopo ultimo della nostra perfezione. Die Wanderung zum Tode ist die Wanderung zum Ziele unserer Vollkommenheit. Lo scopo del cammino massonico è la morte, questo si dice chiaramente. Das Ziel dieser Wanderung ist der Tod. E tra i pensieri previsti al terzo grado di maestro nella loggia inglese e londinese Pilgrim Lodge, che usa il vecchio rituale Schroeder, si dice chiaramente, in lingua inglese, Death is only a noblement of our nature. La morte è solo la nobilitazione della nostra natura. Quindi è qualcosa di buono, di positivo, secondo questa visuale massonica. Quinto punto, la logica della contraddizione e della unione degli opposti in Rahner e nella cultura massonica. Di fatto, nel pensiero filosofico-teologico, oggettivamente parlando, possiamo scorgere una sorta di logica hegeliana caratterizzata dalla contraddizione quale motore necessario del progresso anche teologico. Rahner, con tutte le sue buone intenzioni, vuole essere un teologo cattolico, cita la teologia tradizionale, ma di fatto la raggira, la oltrepassa e la nega, assumendo posizioni ambigue e anche palesemente contrarie alla dottrina cattolica, e questo in cristologia, in trinitaria, in mariologia, in ecclesiologia, in teologia morale. Se poi manco qualcosa, ditemelo voi. Ora è interessante notare che la logica della contraddizione, la coincidenza oppositorum, caratterizza non solo il pensiero hegeliano, ma prima ancora di Hegel, l'alchimia esoterica, la cabala ebraica, l'ermetismo egiziano e infine la sapienzialità esoterica della massoneria che attinge a tutte queste discipline esoteriche. Secondo tale teoria esoterica, diffusa anche in ambienti massonici prestigiosi, soprattutto di alto grado, gli opposti, luce e tenebre, bene e male, maschile e femminile, eccetera, costituiscono una unità in cui il termine negativo è intrinsecamente buono e necessario alla manifestazione dell'unità. Per esempio, al terzo grado di maestro è necessario l'assassinio di Hiram, e il maestro di loggia fa anche la parte dell'assassino, simbolico ovviamente. Riporto qualche testimonianza. I massoni, ancora Lenhof-Posner, affermano che per gli iniziati gli opposti luce e tenebre, vita e morte, bene e male, sono uno. Leggo in tedesco: Die Brüder suchen die Einheit der Gegensätze, die Befreundung des Feindlichen. Licht und Finsternis sind eins. Leben ist zugleich Tod. Finsternis ist zugleich Licht. Veniamo al quinto e penultimo punto. Il Dio di Rahner è il Dio dei massoni. Ora, dati i presupposti oggettivi, immanentistici e agnostici della filosofia rahneriana, non ci meravigliamo se alcune espressioni di Rahner denotano un concetto di Dio che oscilla continuamente tra vago esistenzialismo agnostico e panteismo storicistico. Sempre in quel libro, Problemi di fede, beh, veramente problematico mantenere la fede dopo aver letto un'opera simile, comunque andiamo avanti. Proprio in quel libro Rahner dice che non sono sufficienti le prove classiche dell'esistenza di Dio fondate sulla causalità
Dio chi è? Rahner lo definisce la misteriosità silenziosa. E occorre accettare questo Dio nella incomprensibilità del suo essere e del suo volere. Sembra quasi di ascoltare Heidegger. Inoltre, dice Rahner, il concetto Dio è un termine oscuro, una parola che per definizione è la più oscura di tutte. Secondo Rahner, parole testuali, meno di chiunque altro il cristiano dispone di risposte ultime che gli consentirebbero di affermare: ora la questione è finalmente chiara. Sempre in quel libro di Rahner troviamo anche delle espressioni che hanno un certo sapore panteistico. Per esempio, Dio è la totalità del mondo. Lo Spirito di Dio è effuso sempre e dovunque su ogni carne. Dio si è voluto costituire come entelecheia del mondo stesso. Parlare di un Dio che interviene dall'esterno del mondo e agisce in modo puntuale porta un rischio di mitologizzazione. Inoltre, Dio è il centro più interiore di questo mondo e della storia. Passiamo ora al campo massonico. Quindi agnosticismo verso il dogma cattolico, immanentismo, questi sono i caratteri della religiosità massonica, ma ovviamente i massoni sanno andare al di là di Rahner. Perciò io dico Rahner, in un certo senso, il pensiero di Rahner, oggettivamente parlando, in un certo senso è propedeutico, cioè prepara, introduce in un certo senso a quello massonico. Ora, il concetto di grande architetto dell'universo è un concetto, come ho detto già, onnicomprensivo. Qualsiasi interpretazione. Tutti gli opposti convergono nel grande architetto. Ecco la conciliatio oppositorum che si riscontra già nelle logge dei primi tre gradi. Tutti invocano il grande architetto, ma chi è questo grande architetto? Tutto e niente. Allah, Dio, Jehovà, Cristo, Buddha, tutto può essere, tutto. Ecco, conciliatio oppositorum. Addirittura il grande architetto dell'universo può essere interpretato anche nel senso kantiano, come cioè puro concetto regolativo, trascendente senza ontologia. Questo l'ha scritto un massone austriaco, Helmut Reinalter, docente di storia all'Università di Innsbruck, e membro della Gran Loggia d'Austria. Quindi i maestri massoni, soprattutto quelli insigniti di alti gradi, che hanno approfondito tematiche esoteriche, possono arrivare a concepire il grande architetto dell'universo come una forza o un essere che accorpa, unisce, fonde e oltrepassa tutti gli opposti, tutte le contraddizioni. Cito qui come esempio Gottlieb Imhoff, un massone di Basilea, che ha scritto un commento ai tre gradi massonici in tre volumi tra gli anni tra 1959 e 1960-62. Questa opera è stata ripubblicata nel 1983 dalla Gran Loggia Svizzera Alpina. Ora, secondo Gottlieb Imhoff, l'assoluto, il divino, abbraccia tutti gli opposti, anche Dio e Lucifero, Gott und Lucifer. La stella massonica a cinque punte, quella con tre punte in su, spiega Imhoff, simboleggia la duplice manifestazione di un'unica forza universale. E Imhoff parla chiaramente della bipolarità presente nell'Altissimo, quindi cielo e inferno, Dio e Lucifero. Non cito in tedesco, salto. Un'ultima testimonianza su questa tematica, il generale Albert Pike, 33° grado, ancora oggi una figura di spicco nella sapienzialità massonica del rito scozzese antico accettato, Albert Pike in una istruzione ai massoni del 32° grado spiega che in Dio c'è il bene e il male, e che i manichei hanno sbagliato nel separare radicalmente il principio del bene e il principio del male, i quali in realtà, secondo Pike, sono armonizzati o equilibrati in una sola unità.
In effetti, il simbolo principale del 33° ed ultimo grado del rito scozzese antico e accettato è l'aquila a due teste. Due teste, ma una sola aquila. E concludiamo con paragrafo dedicato a alcuni grandi amici di Karl Rahner, il cardinale Franz König, Herbert von Grimmeler e Hans Küng. Due grandi amici di Rahner, König e von Grimmeler, sono stati protagonisti di dialoghi ambigui e cordiali con esponenti della massoneria nel post-concilio Vaticano II. Questi sono appunto König e von Grimmeler. König è stato il grande protettore di Rahner. È stato König a portare Rahner al Concilio Vaticano II, nonostante le opposizioni del Santo Uffizio. Von Grimmeler è stato invece grande allievo, amico e collaboratore di Rahner. E addirittura von Grimmeler ha collaborato anche con König nel segretariato per i non cristiani. Ora, dal 1968 al 1983, il cardinale König si è adoperato moltissimo per la rimozione della scomunica antimassonica dal vecchio codice di diritto canonico. Proprio König. Non posso adesso dilungarmi, ma è interessante esaminare la corrispondenza tra lui, tra König e il gran maestro aggiunto della Gran Loggia d'Austria, Kurt Baresch. Ogni volta König rassicurava Baresch: non si preoccupi, dal prossimo codice di diritto canonico sarà tolta la scomunica ai massoni. E già nel 1972 König faceva queste rassicurazioni a Kurt Baresch. König è famoso perché nel 1970 ha approvato la famosa, anzi famigerata, dichiarazione di Lichtenau, Lichtenau Erklärung, del 5 luglio 1970. È un testo firmato da 9 dignitari massonici e 3 teologi cattolici. Quei 9 dignitari, cioè alti esponenti massonici, appartengono o appartenevano alle grandi logge unite di Germania, alla Gran Loggia d'Austria e alla Gran Loggia Svizzera Alpina, cioè tutta la massoneria regolare di lingua tedesca. Tra i 3 teologi cattolici firmatari di quel testo c'era Herbert von Grimmeler, e il testo fu approvato dal cardinale König. Ora, come già l'articolo di Alec Mellor, ricordate, quello di Sacramentum Mundi, anche e ancor di più la dichiarazione di Lichtenau sostiene o sosteneva la compatibilità perfetta tra Chiesa cattolica e massoneria regolare filo-inglese. Comunque, questa dichiarazione di Lichtenau non è magistero, non è documento del magistero. E in un libro recente di 4 anni fa del massone austriaco Peter Stignitz, Gott ohne Kirche, Dio senza Chiesa, nella appendice ancora pubblica questa dichiarazione di Lichtenau. Ovviamente in questo libro il massone Stignitz elogia Kant e anche Feuerbach, anzi addirittura definisce Feuerbach Bruder ohne Schurz, cioè massone fratello senza grembiule. Ovviamente Stignitz approva il pensiero di Feuerbach. E stiamo quasi finendo. Ecco, poi nel 1975 von Grimmeler, Herbert von Grimmeler, ha scritto un libro con un massone delle grandi logge unite di Germania, Rolf Appel, un libro intitolato Kirche und Freimaurer im Dialog, Chiesa e massoni in dialogo. In quel libro del 1975 von Grimmeler difende anche con forte arroganza la doppia appartenenza cattolico-massonica, e addirittura von Grimmeler accusa di psicosi antimassonica quelli che sostengono il contrario, cioè quelli che parlano ancora di inconciliabilità tra le due istituzioni. E veniamo infine ad Hans Küng, teologo fortemente progressista,
già amico di Karl Rahner, nel corso di quest'anno, 2007, Pyung ha ricevuto a Colonia, in Germania, il premio culturale dei massoni tedeschi, il Kulturpreis der Deutschen Freimaurer, da parte del gran maestro degli antichi, liberi e accettati muratori di Germania, Jens Oberheide. Il gran maestro Oberheide, queste notizie le ho prese direttamente dal sito di questa Grosse Loge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland, cioè il sito massonico ha apertamente pubblicizzato questo evento. Il gran maestro Jens Oberheide ha spiegato che la legge morale seguita dai massoni non è altro che un'etica mondiale, proprio come quella che Kung cerca di realizzare mediante la sua fondazione Weltethos, di cui è presidente, la Stiftung Weltethos. In quella occasione, nell'occasione in cui appunto ha ricevuto il premio, Kung ha tenuto un discorso filomassonico a favore della famigerata dichiarazione di Lichtenau e anche a favore della doppia appartenenza cattolico-massonica. Leggo finalmente le conclusioni. In molti settori ecclesiali e teologici, Karl Rahner è considerato quasi come un doctor communis del post-concilio Vaticano II. In realtà, un'analisi approfondita rivela che, al di là delle professioni di cattolicità più o meno sincere, Karl Rahner di fatto non è riuscito a raggiungere la fede della Chiesa. Questa è un'espressione, mi sembra, di David Berger, dottor David Berger. Pertanto, Karl Rahner, a mio avviso, non è affatto quell'affidabile e profondo teologo cattolico quale lo reputano ancora oggi i suoi discepoli e ammiratori. Anche se non posso ovviamente dire con certezza che Karl Rahner sia stato massone, tuttavia sottolineo che il suo pensiero filosofico e teologico condivide non poco con la mentalità massonica, la quale è agnostico-razionalistica verso i dogmi cattolici e immanentistica verso il divino. Tutto sommato, la filosofia e la teologia di Karl Rahner sono propedeutiche e vicine al pensare e al sentire massonico. Il pensiero trascendentale raneriano, con i suoi continui chiaro-oscuri, interrogativi, domande retoriche, problematicismi, ermetismi concettuali, conciliazioni di inconciliabile e così via, è un'ottima propedeutica alla cultura massonica, la quale ovviamente va ben oltre Rahner, lungo un sentiero che porta molto lontano dal dogma della fede. Quindi, concludo, alla domanda Karl Rahner massone? Punto interrogativo. La mia risposta è probabilmente no. Invece alla domanda Karl Rahner massonico? Tra virgolette, la mia risposta è credo proprio di sì. Ringraziamo Padre Paolo per questo intervento, come sempre già lo conosciamo, puntuale e chiaro, e che dobbiamo dire che aggiunge una nuova scheda al puzzle, se così possiamo dire, del pensiero, ecco, di Rahner, che anche è il pensiero della nuova, o meglio di una certa nuova teologia, un pensiero che è collegato strettamente con una logica sua interna e che si dirama in tanti aspetti della vita, almeno dell'Occidente, se non del mondo, e anche purtroppo in tanti aspetti della vita ecclesiale, come abbiamo detto questa mattina, non solo la vita ecclesiale nel senso della speculazione teologica, ma anche purtroppo anche nella vita molte volte spicciola, ecco, della vita ecclesiale.